Alfonso Maiocco, coordinatore provinciale della federazione del PDL L'Aquila Sulmona. Viste di queste elezioni amministrative ci sarebbe tanto da dire, ma partiamo dalla fine, insomma, partiamo da questo sostegno che il partito ha garantito in toto anche con l'arrivo dei big del nazionale a Pierluigi Roperzi, il candidato lanciato dal Movimento Civico Domani L'Aquila. Sì, diciamo che è stato un percorso abbastanza travagliato, alla fine però c'è stato un ricompattamento di quello che è il partito sulla figura di Pierluigi Roperzi, che è stata individuata come la figura che incarna in maniera inequivoca quello che dovrebbe essere il futuro sindaco della città. Un professionista che conosce bene la città, che conosce bene le dinamiche della ricostruzione e che quindi può con il suo contributo garantire un'accelerazione e la ricostruzione di questa città, che è l'obiettivo principale, diciamo, di tutti gli aquilani. Questo percorso accidentato ha portato in tempi, diciamo, molto, molto stretti a organizzare una campagna elettorale che sicuramente ci vedrà protagonisti. Pierluigi Roperzi era anche candidato alle elezioni primarie, fortemente voluto dal partito che ha votato una mozione unitaria durante il congresso. Candidature presentate e poi saltate all'ultimo minuto, alla fine cosa è successo? Ma niente, le primarie purtroppo sono saltate per una condizione particolare che l'Aquila e il centrodestra vivevano e stanno vivendo. Alcuni esponenti di centrodestra che hanno anche avuto incarichi in quota PDL hanno deciso già prima del congresso di decidere una strada diversa rispetto a quella che era le scelte che poi il partito doveva andare a prendere. Quindi, diciamo, c'è stata una precostituzione di alcuni soggetti di area PDL nel voler costruire un percorso alternativo rispetto a quella del partito, che pure gli ha garantito incarichi. Questo dimostra praticamente che non sia ben chiaro quello che il PDL vuole costruire, cioè un partito strutturato con regole ben precise e che in questo momento ha bisogno appunto di un periodo di rodaggio che sicuramente queste amministrative garantiranno e si strutturerà come dal livello nazionale ci Lei mi comunica. fornisce un assist e mi parla appunto di queste persone che possiamo chiamare trasfughi, esuli, fuoriusciti, chiamiamoli un po' come vogliamo. Alla fine, nei confronti di questi, il partito dovrà prendere comunque una decisione, dovrà scegliere chi tenere o chi no, tenere tutti, cacciare tutti, come. Ma non è questione di cacciare, il partito è partito nel momento in cui ci sono una serie di soggetti che si riconoscono all'interno di questo contenitore, che ovviamente ha delle regole ben precise. Nel momento in cui alcuni hanno deciso legittimamente di percorrere altre vie, candidandosi in altri partiti, di fatto si E sono con altre allontanati da candidature di quello. sindaco? Sì, ma no, ma è proprio una questione anche, cioè, tra partiti. Di fatto praticamente sono entrati in un altro contenitore e quindi in un altro partito. Poi il partito alla fine, dopo le elezioni, deciderà il da farsi, ma l'importante è che il PDL riesca in questa strutturazione, perché purtroppo il PDL anche a livello nazionale sconta un po' questo appoggio al governo Monti, come da sondaggio alla mano, il 60% degli elettori del PDL non amano Monti e quindi praticamente questo, diciamo, questa fase che noi abbiamo chiamato, che ai vertici nazionali hanno chiamato di responsabilità, sta un po' minando quella che è un'unità. Quello che è successo all'Aquila sta accadendo un po' in tutta Italia. Quindi, e dipende anche molto anche dalle fasi congressuali. Ricordiamo bene che tutta una serie di soggetti che oggi sono transitati in altre liste erano quei soggetti che non si erano mai preoccupati del partito, tant'è vero che non hanno neanche prodotto un tesseramento. Il partito vive di tesserati, di militanti. Quindi coloro i quali si sono allontanati in questo momento non vivono il partito come andrebbe vissuto. E non temete una sorta di frammentazione che si è registrata nell'intera coalizione del centrodestra che potrebbe penalizzarvi? Ma ripeto, sicuramente la frammentazione non è mai un dato positivo, però questa è stata si è arrivati a queste elezioni amministrative con dei percorsi abbastanza strani. Se
si è partiti praticamente anni prima nel lanciare candidature, ma a noi candidature alternative non ci sono mai state proposte sul territorio. Quindi se si poteva ipotizzare una sintesi tra tutte le anime moderate, diciamo di centrodestra, questo era un ragionamento che molto probabilmente si faceva con alcuni, solo con alcuni soggetti, ma non con la classe dirigente del PDL. O con alcuni soggetti interni al PDL. Pierluigi Roberti non è un giovanotto, ma comunque dovrà adesso mettere in campo forze ed energie fresche anche insieme al partito che lo sostiene per confrontarsi con politici già navigati che hanno esperienza. Penso al sindaco uscente Cialente, a Giorgio De Matteis, ma anche agli altri 7 candidati. Come si può arrivare a, non dico a vincere al primo turno, ma comunque a pensare di essere competitivi per poter poi magari provare ad arrivare a un ballottaggio se non dovesse arrivare una vittoria immediata? Ma allora, la campagna elettorale ovviamente in questi giorni è più o meno ancora in fase di partenza, subito dopo Pasqua entrerà proprio nel vivo. È vero che Pierluigi Properzi non è uomo della politica, ma è uno dei motivi per il quale lo abbiamo identificato come possibile candidato sindaco e poi che poi effettivamente questa cosa si è realizzata, proprio perché la città ha bisogno di persone in grado di immaginare la città del futuro, non semplicemente di sbraitare a destra e a manca come fa Cialente. Tra l'altro sta facendo una campagna elettorale totalmente anomala, non parla di ciò che ha fatto perché non avrebbe motivo di dire nulla, ma parla di ciò che farà, come se fosse stato fino ad oggi un capo popolo o un capo dell'opposizione. Quindi mi sembra abbastanza anomala questo suo atteggiamento. Vedremo alla fine chi riuscirà a dare agli aquilani una prospettiva futura. Tra l'altro Cialente, diciamo, è stato sindaco in questi 3 anni, in questi ultimi 5 anni, 3 dopo il sisma, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Grazie ad Alfonso Magliocco. Grazie a voi.